Atteso dopo gli anni della pandemia e il ruolo dell'Associazione Proprietari Allenatori e Allevatori di Cavalli da Palio in questo appuntamento che unisce ovviamente il Comune e anche la Lega Tumori di Siena. Sì, il 3 di giugno ci sarà questo evento dopo 3 anni di fermo, perché l'ultimo è stato nel 2019. E insieme al comune di Montisciano e in collaborazione con la LILT ci sarà questo evento formato da delle in un'unica giornata. La mattina ci saranno le 3 batterie di cavalli e poi viene fatta i primi faranno il Gran Premio, i secondi faranno la finale del Memorial Franco Nobile. E poi verrà fatta l'assegnazione ai 6 rioni e nel pomeriggio ci sarà, anzi alle 3 ci sarà la benedizione dei cavalli dei 6 rioni e poi nel pomeriggio ci saranno le 2 finali dove chiaramente verranno poi premiati i primi, i secondi e i terzi classificati. E c'è anche un montepremi consistente, tra l'altro, l'associazione è riuscita a mettere insieme un bel Sì. gruzzolo. Sì, c'è un sostanzioso premio in quanto siamo riusciti a mettere insieme 9.000-9.500 euro e quindi sono 3 premi appunto per il Gran Premio, un pochino più alti e 3 premi al primo, al secondo e al terzo per il Memoria un po' più bassi perché chiaramente sono i secondi classificati. E chiaramente questo c'è stato, è stato necessario avere il contributo di aziende e banche, che sono appunto la Banca Centro Toscana Umbria, la Chianti Banca, la Banca Mediolanum, il Rottami Pianigiani, GMG. GMG Gomme di Mini. Selleria il Puledro, poi Insomma, tante realtà che tante realtà comunque. locali, no, la fabbrica del Panforte di Siena e Ugo Scotti, la concessionaria di Siena. Quindi con loro abbiamo, e più c'è chiaramente il contributo del Comune di Montisciano.